Innanzitutto, perché
cosa? Perché ci siamo scrollati di dosso un racconto che avevano fatto su di noi, che non è vero. All'indomani della caduta del blocco sovietico ci hanno detto: voi di sinistra avete perso. Avete perso, avete fallito storicamente. Dopo decenni in cui questa narrazione è continuata, ci rendiamo conto che chi ha perso sono le politiche che ci hanno proposto sino adesso, che ci hanno ridotto al ruolo di mero individuo. Io non voglio essere solo un individuo e chiedo a tutti i compagni di sinistra, di avere il coraggio di non essere più solo individui. Ci hanno frammentato un sistema produttivo e conseguentemente ci hanno frammentato la nostra società. Io non ho solo bisogno di diritti individuali, tutti noi di sinistra siamo consapevoli che non abbiamo solo bisogno di diritti individuali, abbiamo bisogno di difendere, conquistare e creare nuovi diritti sociali. Questo è il nostro programma. Il nostro programma ha un'ambizione grossa, non è un programma di gestione amministrativa. E mi dicono avanti, mi dicono indietro. La lotta degli anni 70 è così, come polo fondamentale non solo di formazione della conoscenza, ma come trasferimento di questa conoscenza e di divulgazione scientifica per far prosperare la nostra comunità. Io voglio vivere meglio io, voglio che noi tutti dobbiamo stare nella realtà. E per questo ti chiedo a tutti i compagni di sinistra di avere il coraggio di vedere la vera utilità del voto di questa tornata elettorale, la nostra. E Viva la Città propone una sfida contemporanea di essere qua stasera, ma soprattutto grazie a Marilena Budroni, che si è fatta portatrice di una nostra utopia che ti abbiamo portato nel cuore per tanto tempo. Grazie ai 24 candidati che nella lista di Viva la Città si sono prestati e hanno fatto un lavoro straordinario in queste settimane, portando all'attenzione della città il nostro programma. E grazie alle compagne e ai compagni di sempre e a quelli ritrovati in questa campagna elettorale. Questa è una chiusura di campagna elettorale per le amministrative, ma non è la fine di un percorso, è una tappa di un percorso molto più lungo. Questa campagna elettorale non nasce 2 mesi fa, questa storia non nasce 2 mesi fa, ce l'abbiamo avuta nelle vene e nelle cellule da molto tempo. Perché da molto tempo è covato in noi il desiderio di proporre a questa Sardegna un'idea nuova, diversa, di governo e di vita insieme comune. Ma di un percorso lungo che ci vede a confrontare anime diverse, anime che provengono da percorsi diversi, ma che in questi anni hanno condiviso profondamente valori comuni, da indipendentisti e da gente di sinistra. L'indipendentismo in Sardegna ha fatto un lavoro straordinario in questi anni, in questi mesi e in questi anni. Che risposta dobbiamo dare ai sardi che sentono forte il senso di appartenenza, ma che ancora non si riconoscono in un progetto politico vero, bello, chiaro, che li rappresenti? Ecco, e Viva la Città nasce per questo, perché ha messo insieme questa visione di Sardegna. La sinistra istituzionale si è piegata alle logiche del neoliberismo e alle logiche di austerity, ma esiste una sinistra sociale che è forte, che è qui e che è con noi, e noi a questi ci rivolgiamo insieme, da persone che vogliono lavorare per l'autodeterminazione del popolo sardo, così come per l'autodeterminazione di tutti i popoli del mondo oppressi dal capitalismo e dal neoliberismo. Questa è la nostra sfida. In Viva la Città abbiamo costruito un programma che mette al centro, così come nelle altre municipalità della Sardegna, noi vogliamo entrare a governare, perché abbiamo un'idea diversa e questa idea la vogliamo condividere a partire dalle nostre comunità. Abbiamo ragionato molto e pensiamo che abbiamo 2 ordini di problemi.
mio intervento sarà abbastanza breve, non voglio tediarvi, spero insomma di riuscire a comunicare quello che sento. C'è stato un momento della mia vita in cui ho davvero pensato, sperato e lavorato affinché in questa città ci potesse essere una sindaca. E insieme a me ci avevano creduto molte altre donne. L'ambizione era creare una lista a maggioranza femminile di sinistra, sostenuta da una rete di molte altre donne, che si impegnava a costruire una società fortemente improntata e organizzata anche sui tempi delle donne. Quel progetto bellissimo e rivoluzionario purtroppo non ha trovato realizzazione. A distanza di anni, una donna di sinistra, con una carriera professionale realizzata, una vita di madre e di moglie perfettamente armonizzate con il lavoro, decide di candidarsi a guidare questa città e me lo fa sapere. La mia reazione è stata: sei sicura? Mi ha guardato negli occhi e ha risposto un sì così deciso, così appassionato e luminoso che non ho potuto fare altro che sostenerla da quel momento fino ad oggi. Io credo che quando c'è da invertire una tendenza, quando volersi opporre... Ciao a tutti, grazie di essere qui anche oggi. Intanto vi chiedo scusa, non credo di essere lucidissima oggi, ma ci tenterò. E volevo partire da una frase che ho detto quando mi sono presentata qui. La lettura, tra le altre cose, era contro l'ondata della destra, oscurantista, xenofoba, generatrice di odio, che ci vorrebbe tutte a casa a fare la calza, anziché qui, adesso, come in questo momento, come è stato in tutta questa campagna elettorale, a parlare di politica. Questa candidatura, questa campagna elettorale, questa lista vogliono dimostrare che il coraggio, la determinazione e, come diceva Antonio Gramsci, la pazienza e la perseveranza sono valori e strumenti che possono cambiare la storia. Quando ho pensato cosa gli racconto ancora oggi, visto che in tutto questo tempo non ho fatto altro che parlare, sono ritornata ad Antonio Gramsci, perché Antonio Gramsci ha un pensiero che aiuta a capire, dopo quasi 90 anni, che cosa ci sta succedendo, qual è il contesto storico e politico in cui stiamo vivendo. E mi ha fatto riflettere una cosa, il fatto che in questa campagna elettorale i miei colleghi, competitor, spesso e volentieri si sono dichiarati uomini di buon senso. Il buon senso è un concetto molto pericoloso, che sta alla politica come dire faccio le cose che fa un buon padre di famiglia, è quello che dice spesso Salvini anche, una politica appunto da buoni padri di famiglia che baciano i rosari, inneggiano alla Madonna e utilizzano la loro religione come una bandiera, un lasciapassare, un passaporto, per sdoganare un concetto che Gramsci aveva già spiegato tanti anni fa. E cioè che il senso comune, il buon senso, servono a fare che cosa? A credere che oggi esiste, è sempre esistito e non ci possiamo fare niente. Non è così. Non è così. Perché altrimenti questo ci porta a giustificare l'immobilità, le incompiute di questa città, una città sotto una cappa. Da 20 anni, da almeno 20 anni, che non abbiamo più voglia di vedere, che vogliamo rompere. Per questo ho ripetuto sino allo sfinimento che non è
non si può fare niente, queste sono bugie. Sono bugie, perché siamo un soggetto, un programma, un progetto inaspettato. Perché nessuno di noi, ve lo devo dire con molta franchezza, si sarebbe aspettato di arrivare a oggi, perché abbiamo affrontato molte difficoltà. Eppure siamo qua, perché abbiamo superato ostacoli, abbiamo superato muri che si sono palesati davanti a noi. Eppure siamo qui, e la cosa che vi voglio dire, che è quella che mi interessa di più, è che qualunque cosa succeda lunedì o domenica, quando sarà lo spoglio, quando sapremo a che cosa ha portato tutto questo impegno, tutto questo coraggio, noi continueremo, perché questo è un processo che è iniziato e che vogliamo continuare a portare avanti. Perché siamo disobbedienti? Perché non ce ne facciamo niente del buon senso, del rosario, del manganello, li abbiamo già visti e noi sappiamo che a questo possiamo opporre tutta la nostra forza, tutta la nostra storia. Perché il rosario, il manganello sono soltanto un modo per coprire la pochezza di pensiero, l'assoluta mancanza di qualunque elaborazione del pensiero. E naturalmente questo è aiutato moltissimo da che cosa? Dall'utilizzo dei social, dall'utilizzo dei mezzi di comunicazione, dalla colonizzazione continua di una narrazione che non ci rappresenta. E allora a chi vogliamo guardare? Vogliamo guardare a chi in questo momento sta disobbedendo? Chi sta disobbedendo? Le donne, ovunque nel mondo stanno disobbedendo. I migranti che sono solo una risorsa, i precari senza lavoro, senza casa, i giovani che ci stanno mandando e buttando in faccia quali sono tutti i problemi dell'ambiente. Questi soggetti sono i punti di connessione, un fronte unico che devono e dobbiamo aiutare a riconquistare egemonia politica, intellettuale, perché a questa città noi vogliamo dare una direzione. Angela Davis ha scritto: penso che il femminismo radicale, l'antirazzismo radicale, il femminismo anticapitalista ci aiutino nel determinare che è necessaria una sinistra che sia in linea con i grandi cambiamenti dell'era del capitalismo globale. E quali altri migliori compagni di strada per questo percorso se non gli indipendentisti di questa terra? In questa campagna elettorale siamo stati radicali, abbiamo detto un sacco di no, no al metano, no allo sfruttamento, no alla guerra tra i poveri. Noi vogliamo generare inclusione, lavoro, progetti di vita, dignità e anche felicità, perché noi ci meritiamo una città che ci renda felici, perché noi ci meritiamo una città che ci faccia sentire bene. Cosa siamo?
Sì.